Avvertenze importanti. Specifichiamo che questo video non rappresenta una consulenza di investimento né una raccomandazione di investimento, ma esclusivamente una pubblicità. Tutte le informazioni sugli strumenti finanziari trattati, compresi i rischi, sono descritte nella documentazione legale rintracciabile gratuitamente nel sito dell'emittente certificati.fontobel.com. Raccomandiamo di leggere attentamente tale documentazione prima di effettuare qualsiasi decisione di investimento. In questo video si fa riferimento a performance passate o future degli strumenti finanziari. Ovviamente le performance passate, così come le previsioni, non sono un indicatore affidabile delle future. Per qualsiasi ulteriore informazione legale, consultare il sito certificati.fontobel.com. Che operatività è? Infatti ti stavo dicendo, ti faccio stare molto tranquillo, ti faccio allacciare le cinture di sicurezza, come si suol dire, perché siamo long di STM da area 40,05, operazione multiday con un, aspetta, vado a vedere bene, con 38,88 livello di stop, target 42,45. Ti porto a suffragio, no, perché poi bisogna anche suffragare la nostra operatività. Test della trend line rialzista che parte dai minimi di luglio del 2022. Qui seguiamo anche l'operatività di Pietro Pacello, quando ha detto sui mercati ci vuole calma, bisogna aspettare. Trend line rialzista che viene toccata, testata ieri, pattern di inversione con un hammer rialzista, oggi la ritocca, rimbalza. Ti aggiungo anche che a livello di stagionalità siamo vicini ad un bottom e da qui, da questi livelli, il titolo potrebbe, a livello di stagionalità, che naturalmente non è un Vangelo, il titolo potrebbe salire e rimbalzare per diverse giornate, e quindi questa è l'operatività che vado a mettere in campo, anche perché andare short ora come RSI passissimo è veramente rischioso. È un'operazione multiday, un rimbalzo che potrebbe poi essere utilizzato, come dicevi tu, per aprire nuove eventuali posizioni short. Però questa è la nostra operatività odierna, quindi allaccio le cinture di sicurezza e ci vediamo poi nei prossimi giorni. Amici a casa, vi prego, mettete un mi piace giusto per risollevarmi un attimo l'umore.